Francesca Argiolas della storica cantina sarda, benvenuta al Portocervo Wine Festival. Una nota su questa prima edizione. Beh, devo dire che oggi siamo al terzo giorno, quindi alla conclusione di questa primissima edizione del Portocervo Wine Festival, e rientriamo a casa con un bagaglio estremamente positivo, perché avete investito e abbiamo investito su un marchio in cui noi crediamo tantissimo, che è innanzitutto l'eccellenza e soprattutto il territorio legato a una bandiera che è come quella del vino, che sa parlare della nostra isola, sa portare in giro per il mondo i nostri profumi, i nostri sapori. Quindi veramente complimenti, speriamo che questa possa essere la prima di tante edizioni e che possa andare sempre meglio. Abbiamo parlato d'eccellenza, come si riesce a realizzare l'eccellenza nel bicchiere in Sardegna come ha fatto Argiolas? Beh, innanzitutto bisogna credere nel territorio, nella propria identità e farlo con grande qualità e innovazione. Non si può andare avanti se non si crede sui propri vitigni, quindi nella propria tradizionalità e tipicità. Però per fare questo, per poter vendere Canonau, per poter vendere Vermentino, Nasco in giro per il mondo, bisogna farlo in maniera eccellente, investire sulla qualità, sulla tecnologia, sulla sperimentazione. Soprattutto sulla famiglia, che comunque rimane ed è sempre la nostra forza. Quali sono i tratti caratteristici a livello organolettico nel bicchiere dei vini di Argiolas? Beh, io spero che possano essere i profumi della nostra terra. In ogni vino cerchiamo comunque di riportare quelli che sono i sentori della macchia mediterranea, la mineralità e la sapidità del nostro mare, quindi le caratteristiche così forti del nostro territorio. Non è semplice, perché abbiamo una natura ricchissima e molto spesso riuscire a portare di un bicchiere quello che madre natura ci dà non è facile, però dobbiamo essere capaci di farlo e stiamo cercando di farlo nel miglior modo possibile. Un vero e proprio messaggio in bottiglia. Per andare con la Sardegna all'estero, qual è la formula giusta? La formula giusta è quella di saper portare la Sardegna in un bicchiere di vino, perché non possiamo parlare noi di vitigni internazionali in giro per il mondo, ma dobbiamo essere capaci di portare nelle tavole, nei bar, nei ristoranti, in giro per il mondo, il sapore della nostra isola. E quindi chi acquista una bottiglia di vino fuori sa che sta parlando di Sardegna, e magari catturato da questi profumi un giorno viene e si affaccia sul nostro mare, sulle nostre cose, sul nostro entroterra. È così che dobbiamo trasmettere il territorio.